Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Davide De Vito e oggi siamo di nuovo su Crossout. Valutiamo, guardiamo insieme, divertiamoci perché ci sono da vedere 4 Clown War in 10 minuti, ci sono delle piccole sorprese all'interno. La prima Clown War che andiamo a visionare è intera, sono tutti e 3 round contro i Level Clan, forse il clan più forte dei Fire Dog. Giocano sempre con 3-4 Fire Dog full push, ti arrivano addosso da diverse direzioni sempre nello stesso momento. Insomma, la clan war contro i Level è sempre un bel banco di prova, anche perché sono un clan che è alto in classifica, quindi vincere contro di loro significa oltre che il prestigio, ottenere abbastanza punti in classifica. Chi abbiamo in squadra? Un Breaker, quindi una sorta di DPS, un Ragno Punisher, il massimo del DPS insieme all'Helios, diciamo, contro i Fire Dog, e 2 Mastodon. Abbiamo in mente perfettamente qual è il piano, che è quello di giocare tutti vicini e aiutarci fisicamente, perché l'ingaggio dei Fire Dog possiamo evitarlo se giochiamo bene fisicamente con le build. La clamura è partita, vorrei parlare poco, lasciare audio a quello che si dice anche durante la clamura. Parte il thank you americano, questo intendevo nell'aiutarsi fisicamente. Qui c'è stato un grave errore, che è stato quello di dividerci insieme a un altro Fire Dog. Ci siamo divisi, sono rimasto purtroppo qui sopra, non posso scendere perché mi accappotto. Dovrei prendere velocità, dovrei perdere un sacco di tempo. Ho preferito in quel momento continuare a sparare. Questo round, fra l'altro, lo vedo molto male. Non mi ricordo come è andata a finire, ma credo che l'abbiamo perso proprio per questo motivo qui. Dobbiamo rimanere compatti, non possiamo assolutamente permetterci di dividerci contro in questo caso 3 Fire Dog. Non è pensabile. Dobbiamo stare in un luogo aperto, dobbiamo guardarci a vicenda tutti durante il combattimento, perché se c'è qualcuno che ha veramente bisogno di aiuto, dobbiamo aiutarlo se è possibile. Priorità al DPS, cioè a chi fa il maggior danno al secondo. DPS, danno al secondo, danno per secondo. Ma l'abbiamo già visto, questi concetti li abbiamo già visti negli scorsi video, che vi invito a recuperare, che altrimenti questo è inutile. Mappa e inizia il gioco. I due Mastodon possono tankare, io ne approfitto, danno diretto in cabina, vedete, 800 giallo, 1200 giallo, un altro ingaggio, ci sono morti due persone, ci sono morte, siamo 2 contro 2. Qui non c'è molto da commentare. Ah, vabbè, mo vengo, sì. Un attimo, non posso in questo momento, un attimo. Lo sclero durante la clan war, cioè durante il round che dobbiamo assolutamente vincere contro i Level, mia madre mi chiama perché c'è il geco dentro casa, devo toglierlo. Vabbè, e credo che questo round qui l'abbiamo vinto. Potevano risparmiarsi il porcupino, però meglio per noi probabilmente. Col primo round ci hanno vinto grazie al porcupino. Vediamo se nel terzo e ultimo round non levano il porcupino. Vediamo la tattica che affrontiamo, cerchiamo di non ripetere l'errore fatto nel primo round, ovviamente. Fogman si è buttato, riceve l'aiuto di Undead. Io da dietro vengo colpito, ricevo l'aiuto di Ryan, ma che forse non basta per fare l'insta kill su questo Fire Dog,
Chi non riesce ancora a farmi danno in cabina, guardate al centro in basso dello schermo. La vita in cabina che ho è ancora molto alta, questo è positivo. Sono tutti i bumper che ho messo a protezione della cabina. E questo è il porcupino che mi sfonda ogni volta. Giustamente. E la clara qui è stravinta. Siamo tutti e quattro vivi? No, parte uno. Danno del DPS che è stato ben protetto è altissimo. Altra clan war: Gypsy, Osba Fogman, Fogman Breaker, Gypsy Punisher e Osba ha la mano il doppio harvester in verticale con la spark al centro. Perfetta, sono pericolosi i quattro long range, ma possiamo fare parecchia distrazione io e Gypsy e diamo tempo a Osba di fare i giusti ingaggi, che volendo se ne può fare pure 2-3 dei kill se tutto va benissimo. Sì. Vediamo come gestiamo le entrate. Io arrivo dopo. Guardate la mappa, ragazzi, vi consiglio di guardare la mappa e di sentire le decisioni che prendiamo. Andiamo in cap? Andiamo in cap? Che dite? Sì, sì, andiamo in cap, andiamo in cap, andiamo in cap. E poi quando ci ripusciano addosso ripusciamo. Vale. Arriviamo prima noi in cap. Quello è un muro, eh. Sì, ma... Vai, siamo in cap, devono arrivare, ragazzi. E prepariamo. Qui c'è un pezzo che prepariamoci, mi fa morire. Prepariamoci. Ok, ready. Gypsy, metti di ruote. Go, go. Le armi che partono. Coffe, focus. Sì. Vai, un'altra. Lanciate, faccio io. Ho tankato e basta. Okay, la mappa è questa. Go, di nuovo, dritti. Faccio quelli dietro, eh? Sì. Non so nemmeno a spiegarlo perché. Lasciatelo, va? Certo. Ops. Vai, Fogman è intero, il nostro breaker di fiducia è intero. Sì? Sì, sì, io sì. Però ho lasciato volentieri i breaker proprio perché c'è Fogman, altrimenti non l'avrei mai fatto. Ok. Aspettiamoli un po', devono pushare. Secondo round. Se non pushiamo, però. Loro arriveranno qua. È come prima, è il replay. Si decide di aspettarli. Secondo me è il replay di prima. Abbiamo il punto. L'avversario deve pushare, perché altrimenti si vince. Però se vanno qui, perdo. Perché la clan war non combattuta assegna un punto e un punto. Pronti, eh? Solo che noi e Gen abbiamo uno, quindi faremo 2-1 e vinciamo la clan war. L'avversario deve pushare. Questo è ovvio. Go. Li facciamo avvicinare e poi go. Guardate la mappa, che bello. Entrate perfette. Siamo tutti appiccicati. Attenzione, loro continuano a ruotare, noi non possiamo correre dietro. C'è qualcuno che si deve prendere carico, in questo caso io, vabbè, non fa niente. Vanno fermati. Se c'è la volontà da parte loro di ruotare, non è possibile farlo, perché hanno un ragno Punisher che gli spara dietro. Eccolo qui. Clown War è una stravinta in questo caso. Tutti e quattro vivi. Io ancora con tre armi. Tagliati a destra. Figuriamoci. Non ho potuto ruotare. Fra l'altro ho fatto pochissimi danni. Ok, disegno. Loft. Quattro, diciamo, long range. Guarda, l'easy kill è fatto in una mappa. Poi... Ma vai, diciamo, sono tutti uguali. Al loro vantaggio. Anche qui, Semantichi Gypsy, ormai ci conoscete, state conoscendo sempre di più anche Fogman, il breaker del clan, e Barto. Barto è il cane del clan, è fondamentale in questa partita.
qui per puro caso evito dei cricket. No, scherzo, ho visto arrivare, ecco, poi prendo la scorpionata, anche la telefonata non ci facciamo mancare. Qui è apprezzabile l'entrata di Fogman e Barto insieme che tankano. Fra l'altro Barto si fa la sua kill da cane e noi altri dobbiamo pushare e farci gli altri tre con tutta la serenità del mondo. Tanco io, sono intero. Fogman ha tankato davvero tanto, è stato davanti a me per tutto il tempo. Typhoon, un'arma in meno. Tranquillo, tranquillo Barto, ci siamo. Perfetto, questo è morto, è fatta, è vinta. Spesso dico è fatta e vinta e poi si perde. Guarda, è stata bellissima. Un vizio che non perderò mai. Lo so. È fatta tranquilli. E poi magicamente qualcuno muore e dice: ma come sei morto? Eh sì, raga, ma hanno fatto. Ma come? Ho detto pure è vinta, è fatta e poi. Vabbè. Sì, assolutamente. Barto deve tankare, è giusto così. Ha una build che tanka e si fa anche la kill mentre tanka, figuriamoci. Mi ha pushato il Breaker, poi mi ha pushato il Porcupino, poi mi ha pushato il Vindicator, io ci ho perso le armi. Il Breaker è ormai andato. Scusate. Il Porcupino è stato... Quanto sono cattivo. Comunque ragazzi, non facciamo il solito errore che odio veramente tantissimo. Se l'ibrido è da solo e perde l'ingaggio, non possiamo tutti quanti affacciarsi, andare su quello. Perché loro killano me che io rimango dietro, che sono lento. Ci sono rimasto male. Ma loro già mi hanno fatto un'arma, perché capito? Perché voglio bene a questi ragazzi. Questo qui è un team che secondo me spacca a livello proprio umano di feeling. Che ora pusha? E ci rimango male quando facciamo così queste... Ma non sono errori, sono banalità, sono distrazioni. Cioè non può un avversario far girare tre build nostre. Lo facciamo noi, come tattica, dovremmo sapere che non dobbiamo cascare nel tranello. Andiamo. Clan War, scusate, sto zitto, si attacca. Guardate il focus e le tempistiche di ingaggio. C'è il Breaker, Fog. Focus, per favore. Sì. Barto, mi stanno Barto, ammazzando. Fatti vindi. Ma arriva Barto. A sacrificio. No! Gypsy è morto contro il cane lanciere. Venite da me. Venite da me. Vai. Ecco, vai tranquillo. Il Porcupino mi ha pushato. Per questo io spammavo e chiedevo venite da me, perché la Clamore è vinta, però va giocata bene fino all'ultimo. Perché il Porcupino ha le Gapcan, pericolosissimo. Non possiamo seguirlo. Le Punisher fanno danno da lungo, i Porcupini no. Arrivo. Adesso la Porcupina arriva. Piano, mi devi stare appiccicato, Fog. Okay, vai spamma. Il tifo, guardi i Gypsy e Barto. Fogman che non ce la fa a non pushare. Quando sa che la partita Maggio è vinta, destra, rischia di perderla perché deve pushare. Perfetto. Bene, signori, abbiamo visto 4 Clan War in 10 minuti. Spero, come sempre, che sia stato anche veramente il 10% del video utile e divertente, perché vuol dire che sono arrivato in fondo. E per chi è arrivato fino a qui, commenti, un commentino sotto su YouTube o su Discord, insomma un commentino su YouTube e un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.